benvenuti nell'episodio numero 4 della carriera allenatore con la Z Milano su FC25. La carriera in cui abbiamo l'obiettivo di portare la squadra dalla terza categoria alla vittoria della Champions League. Attualmente ci troviamo dopo 14 giornate al nono posto con 21 punti. Siamo a metà classifica ma abbiamo una partita in meno rispetto alle altre. Se vinciamo andiamo a quota 24 e scavalchiamo la Lazio. Il miglior giocatore fino ad adesso è Marsana Sko. Guardate questo articolo della Gazzetta dello Sport. 14 partite, 12 reti e 5 assist. Valutazione media 8.3, gol più assist 17. Praticamente con Marsana Sko partiamo con un gol di vantaggio. Per quanto riguarda invece la formazione titolare, questo è l'11 che per adesso ci sta convincendo di più. Abbiamo ancora qualche dubbio, ma abbiamo più certezze che dubbi. E questa è una cosa importante. La prima partita del video sarà contro il Como, 18esimo. E poi se non erro c'è la Juventus, c'è anche il Napoli. Sarà quindi questo un video veramente molto 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 interessante. Andiamo dentro allo Z Stadium di Milano per la prima partita di questo quarto episodio della carriera. Ci siamo signori, è tutto pronto, le squadrette stanno per entrare in campo. Questa è una partita per noi molto 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 importante. Sarà difficile quest'anno ambire già a un piazzamento europeo, però dobbiamo provarci. Secondo me la Conference League potrebbe essere una competizione alla nostra portata. Vediamo. Z Milano, Como. Si parte. Scopelliti diventa buona per il Pipita che si gira di mezzarla per Marsana Sko, il nostro bomber. Stop destro. Ah, no, no. Troppe attenzioni su Marsana Sko. Non è abituato a essere sotto i riflettori. Zanotti sempre perfetto di testa. Che difensore, mamma mia. Liberali, buono il tocco per Cascianelli che si è sbloccato nell'ultimo video e poi si allunga la palla. Tocca quindi al Como con... Madonna, cosa ho combinato. Però si continua per il vantaggio. Gol. Era meglio il rigore. 1-0, gol di Belotti. Liberali, l'alza per il Pipita. Sembra buona, il Pipita se la mette davanti con il petto. Il Pipita incrocia e se, mamma mia, che potenza di tiro che c'è il Pipita Max. 1-1, signori, la pareggiamo subito. Da Cunha, tocco per Fadera. Attenzione, bravissimo, buono che respinge in corner. Ancora il Como che insiste. Piano con Zanotti, piano con Zanotti. Attenzione, occhio, colpo di tacco. E dai, non sono riuscito a prenderla tre volte. Pallone fuori di pochissimo. È finito ormai il primo tempo. L'arbitro non so per quale motivo, ma non ha già fischiato. Comunque dovrebbe fischiare adesso la fine del primo tempo. 1-1, molto più Como, infatti sono abbastanza preoccupato. Andiamo su gestione squadra. Tolgo Cascianelli, ci metto Dennis che è sempre entrato bene, e poi tolgo anche per la prima volta Guarnaccio e metto Mantovani. Proviamo ragazzi, Liberali per adesso gioca, perché nonostante l'overall basso, secondo me è un giocatore che rende in game. Nico Pazza, attenzione qui, Nico Pazza, scarico per Dacuni a destro e c'è ancora la parata di Buono. Signori, assedio totale quasi del Como. Z Milano in balia degli avversari, attenzione qui, colpo di testa, bravissimo Scopelliti, poi Liberali può far ripartire la Z Milano, ma piano piano Liberali, bravo, bravo così, bravo così. Occhio, aspetta il momento giusto. Filtrante ora, perfetto per Marsana Sko che prova a passare in mezzo. Deve guardare il taglio ottimo di De Luca. Non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. E poi, mamma mia, attenzione a non far fallo. Abbiamo capito però che si può colpire in contropiede. Attaccano loro, attenzione qui, fuori gioco. Fuori gioco! È regolare. 2-1 per il Como. Punizione per noi. Scopelliti, attenzione qui, allarga dall'altro lato. Perfetta per Liberali che ha la velocità per andare fino in fondo. Rallenta, dribbling e passa. Poi dentro passa, destro. Ah cavolo, ci ha provato ancora il Pipita. E poi niente, a dare continuità all'azione. Como ha giocato veramente una grande gara, Non so quanto incolpare. Mamma mia, Zanotti di fisico. Bravo Zanotti, bravo, bravo, bravo. Però non riusciamo a ripartire. Belotti, Belotti, Belotti sinistro. 3-1 Como. Non so quanto incolpare i nostri giocatori, sono sincero, perché il Como ha fatto veramente una grande gara. Complimenti a Fabregas, ottimo lavoro. 9 tiri a 4 e noi torniamo a casa purtroppo con 0 punti. La prossima partita sarà tra 6 giorni contro la Juventus in trasferta a Torino. Sarà una partita complicatissima. Io a livello di formazione non cambio nulla. Voglio una risposta.
all'Allianz Stadium contro una grande squadra. Sì, non guardo nulla, ci stavo pensando, non guardo nulla. Confermo la prima decisione. Andiamo. Ci siamo, signori, è tutto pronto. Inquadrato Dusan Vlahovic. Ti piacerebbe, Vlahovic, giocare per la Z Milano, eh? Ma devi ancora migliorare tanto per essere preso in considerazione. Lì davanti abbiamo gente molto più forte di te, come il Pipita Max e Marsanasco. Quindi mi dispiace, Vlahovic, ma almeno per adesso dovrai restare alla Juventus. Poi magari in futuro, chi lo sa. Si parte comunque, signori. Siamo all'Allianz Stadium. Schippiamo tutto e inizia la partita. Juventus, Z Milano. Il Pipita, attenzione qui, porta palla. Poi scarico per Marsanasco. Finta, se la mette sul destro. Vai dall'altro lato. Ok, va bene, va bene, va bene. De Luca, cross. Rovesciata, oh mio Dio, cos'era quello schifido? Cos'era quella roba? Cos'era? Siamo ancora noi però, siamo partiti bene. Scopelliti, finta, se la mette sul sinistro. Poi, anzi, è quello di Scopelliti. Va, brutto, brutto. Scopelliti, tocco per Cascianelli. Spadaccino, occhio, destro giro. Madonna, non ci credo. Pallone fuori di poco. Tre tiri negli ultimi 15 minuti. Siamo partiti veramente bene, cavolo. Padaccino, tocco per Guarnaccio. E buona per Liberali, filtrante. E buona per Marsanasco. Allarga dall'altro lato, è perfetta. Liberali, dentro bassa. Ok, piano piano siamo fortunati a tirare in palo. Liberali, mi sono addormentato. Però dai, allungatevi. Guardate come siamo sbilanciati, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Cioè, la squadra è forte, è veramente forte. Bisogna solo trovare il giusto equilibrio. Douglas Lewis, Vlahovic, Vlahovic, dentro, bossa! Nico Gonzalez, 1-0 Juve. Peccato, peccato perché questo gol è immeritatissimo. Liberali, allarga dall'altro lato per il Pipita che potrebbe andare alla porta. Uno contro uno, calcio di rigore. Non l'ha dato, non l'ha dato. Intervento di Nuno Mendes sulla palla. Vorrei fare dei cambi, però purtroppo la partita si è un po' spenta. E la palla non esce fuori. Uno di recupero. Non c'è più tempo. L'arbitro mi sa che fischia adesso la fine della partita. E infatti è così. Cadiamo 1-0 in casa della Juve. Sentiamo il nostro difensore centrale che forse ha qualcosa da ridire sul modulo che stiamo utilizzando. Siamo qui con uno dei pilastri della difesa della Z Milano. Allora Carlo, volevo chiederti che cosa ne pensi della sconfitta contro la Juventus, ma soprattutto cosa ne pensi dei tantissimi gol che sta prendendo la squadra? Ma allora, partiamo dalla Juventus che è comunque una squadra fortissima nelle prime posizioni del campionato, fortissimi in tutti i reparti. Noi dal canto nostro sicuramente possiamo fare meglio dal punto di vista dell'atteggiamento, ma soprattutto, come hai detto, dei gol subiti. Quindi attaccare in 11 e soprattutto difendere in 11. C'è anche da dire che forse dovremmo cambiare anche un po' il modulo perché a tre siamo veramente troppo scoperti. È da valutare, signori. Il cambio modulo è da prendere in considerazione perché dobbiamo fare di più. Adesso c'è la partita contro il Cagliari, l'undicesima contro la quindicesima della classe. Noi siamo lì a 21 punti, in realtà la classifica è molto corta. Basta poco per andare all'ottavo posto. Non cambio nulla a livello di formazione. Buono non è contento, vedete, non è contento perché sta subendo tanti gol. Giustamente, neanche lui è contento della fase difensiva. 22 dicembre 2024, andiamo dentro per la terza partita, questa volta contro il Cagliari, non si può non vincere. È tutto pronto, ci siamo ragazzi, ci siamo. Squadretta in campo, schippiamo tutto, Z Milano Cagliari. Si parte, Cascianelli, filtrante per il Pipita, il Pipita, il Pipita destro! Mamma mia, arriva subito la risposta dopo due minuti del Pipita Max. 1-0 Z Milano. Cascianelli, tocco buono per Scopelliti che ci prova con il destro. Attenzione, che botta, occhio, di testa colpisce. Era fuori gioco, mi sa. Era fuori gioco, sì, di Marsanasco. Siamo partiti molto bene, ma anche con la Juventus siamo partiti bene, eh. Meritavamo di più. La Padula, sinistro. E c'è la parata di Buone, ancora buona però. Zortea potrebbe metterla dentro. Piano, colpo di tacco come gioca il Cagliari, mamma mia. Attenzione, tocco per la Padula che potrebbe calciare con il sinistro, con il destro non fa niente. De Iola, occhio, la Padula destro ancora buono. Arriva la risposta del Cagliari con due tiri in due minuti. Insiste il Cagliari, io non riesco a reagire, ragazzi. Cioè, è incredibile. La Padula dentro, basta, attenzione! Lumumbo! 1-1, pareggia il Cagliari. Meritato, meritatissimo. Testa Zanotti, bravo, bravo, bravo. Liberali, girati. Ottimo lavoro, sempre, sempre ottimo lavoro di Liberali. Che giocatore, ragazzi, attenzione perché c'è spazio qui. Spadaccino, tocco per Marsanasco, dentro basta per il Pipita che la mette giù, destro, rete. Doppietta del Pipita Max in 58 minuti e siamo avanti di nuovo. Non so quanto sia meritato questo gol, è giusto dirlo, è giusto ammetterlo, ma non importa. Ora l'importante è portare a casa i tre punti. De Luca, attenzione qui, De Luca, dentro basta. No, non ci credo, palo. Non è vero,
gol, non è vero, non è vero. Marzanasco, il nostro bomber, che effettivamente non aveva ancora segnato oggi, eh. E quindi ha sentito la pressione, come ho detto anche nella prima partita. Poi lui è come una calamita per il pallone. Come ha fatto quella palla ad andare lì? Vediamola da qui, palo, poi scontro e poi la palla va lì. E questo è il gol più facile di tutti per il nostro bomber Marzanasco. Attenzione, sinistro! 3-2 all'88esimo, dal nulla, accorcia le distanze il Cagliari. Per fortuna che siamo riusciti a fare il gol della fortuna con il nostro bomber. Adesso cerchiamo di tenere palla perché mancano solo... Oddio, bravissimo Marzanasco dentro, basta per Cascianelli, ci prova con il sinistro e la palla va fuori di poco. Ma va bene così, l'arbitro fischia la fine della partita, vinciamo 3-2 e ci prendiamo i primi 3 punti di questo video. Ottimo! La prossima partita sarà tra 4 giorni contro il Napoli al Maradona. Un campo complicatissimo, Napoli che attualmente si trova al 5° posto della classifica, noi siamo all'8° con 24 punti. Se vogliamo ambire a un 7° posto e prenderci quindi la Conference League, dobbiamo far punti anche contro le grandi squadre. La squadretta è confermata, voglio continuità, Liberali continua a crescere, adesso è un 65, lui che ha il potenziale per diventare speciale. Andiamo dentro. Inquadrato il Pepita, eccolo qui, che ha segnato 2 gol nell'ultima partita, il Pepita Max. Ci siamo comunque, skippiamo ogni cosa, siamo al Maradona, tutti qui signori, con coreografia bellissima di Kvaratskhelia. Ma tutti sono qui per assistere, ovviamente, per guardare i talenti, i fenomeni della Z Milano. Si parte, inizia adesso Napoli, Z Milano, partita importantissima. Garnaccio, tocco per Spadaccino che si è visto poco, attenzione Spadaccino non si prende. Spadaccino cosa ha fatto? Filtra dentro? No, era bellissima. Mamma mia, che cosa ha preso Mario Rui, si è trasformato per un attimo in Roberto Carlos. Lobotka, Anguissa, tocco per Kvaratskhelia, destro, e c'è la parata di Buono che dice no al fenomeno Giorgiano. Calcio d'angolo, attenzione qui, colpo di testa, occhio, sinistro, ancora Buono. Mamma mia, sul tiro di Politano. Calcio d'angolo ancora, occhio a Lukaku di testa. Eccolo. Gol di Lukaku, 1-0 Napoli. Kvaratskhelia, attenzione destro, e c'è ancora Buono che dice di no all'assedio del Napoli. Stiamo giocando una partita non buona purtroppo. Colpo di testa, attenzione sinistro di Politano, occhio perché siamo fortunati nella respinta. Liberali dentro per Spadaccino che è veloce, e c'è Mario Rui qui. E Mario Rui, sì, potresti farcela in velocità, e infatti ce la fai. E no, dai, resisti, ce la fai. Poi dentro bassa, arriva dalle retrovie il sinistro, tiro centrale però. Ci ha provato Marzanasco oppure... No, era Guarnaccio mi sa. Fine primo tempo. Bel contropiede. Allora, peschiamo un po' dalla panchina perché voglio forze fresche. Voglio togliere Cascianelli e mettere Dennis. E poi non possiamo togliere Liberali. Però questa partita è di contropiede, quindi io lì davanti ci metto niente poco di meno che Cerchiaro, che può fare anche l'ATT. Bisogna di velocità perché il Napoli difende con la linea molto 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 alta, quindi secondo me è di contropiede questa partita, quindi abbiamo bisogno di velocisti. Ottimo recupero palla, attenzione Cerchiaro, bravo, cross, è impossibile. Buongiorno di testa, scopelliti subito, ok, Spadaccino, stop, sinistro, che botta, e pallone parato da Meret, calcio d'angolo, stiamolo corto come sempre. Spadaccino per Cerchiaro, finta e passa, poi dentro, sbagliato. No, attenzione, siamo sbilanciati. Politano la mette dentro per Sané al Napoli. Ok, va bene, 2-0. Siamo riusciti a coprire. Il cambio modulo, signori, mi sembra la soluzione migliore. Troppi gol subiti, troppi. Lì davanti, ve l'ho detto, siamo messi abbastanza bene, i giocatori forti li abbiamo anche al centrocampo. Abbiamo provato a giocare con un modulo simile a quello della Z Milano nella vita reale. Però, signori, cioè nel senso, bisogna comunque rendersi conto che si tratta pur sempre di un gioco. Siamo a difficoltà massima, ovviamente, non intendo abbassarla. E pallone fuori di Kvaratskhelia. Io direi di fare un tentativo di 4-3-3 dopo, Perché, tra l'altro, nell'ultimo video io ho cambiato, cioè sto cambiando due posizioni. E mi sa che adesso, occhio, alzala, ah, brutto. Mi sa che adesso due giocatori della Z Milano possono effettivamente fare i terzini. È impazzito Meretti, impazzito. Poi per carità, abbiamo affrontato anche una squadra più forte della nostra, questo è giusto dirlo. Ma i gol sono arrivati da disattenzioni nostre, non da azioni incredibili degli avversari. Fuori gioco però qui di Liberali, sì, fuori gioco. Kvaratskhelia, attenzione al cappo tecnico, non si prende, Kvara, 3-0 Napoli. E allora signori, mi sa che è giunto il momento di cambiare modulo e di testare un
4-3-3, che è il modulo secondo me perfetto. Meno male che l'arbitro ha fischiato, se no Kvara ne faceva un altro. Finisce qui 3-0. Sentiamo il nostro portiere, che purtroppo è l'unico della squadra ad essere scontento, e fa bene ad esserlo. Eccoci qui con il grande portierone Ale Buono, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Cosa ne pensi di tutti questi gol subiti? Come la vedi tu da portiere, e credi che debba esserci un cambio a livello tattico? Sì, allora parto col dire che non sono per niente soddisfatto, anzi abbiamo esordito con delle sconfitte, con tanti gol subiti, quindi davvero non posso che essere arrabbiato. Infatti per questa stagione voglio assolutamente un cambio tattico, perché stiamo subendo troppi gol e non sono abituato appunto a subirne così tanti, e se non sarà così chiederò la cessione. In tutto questo è anche iniziato il calciomercato invernale, ma noi ovviamente non faremo nulla, né in entrata né in uscita, forse, poi mai dire mai. Abbiamo la partita contro l'Empoli e secondo me questa è l'avversaria giusta per cambiare modulo. Allora, andiamo un attimo nella brosa. In questo momento gli unici che possono fare i terzini sono Yaya Yaya, che è molto veloce, 78-77, e soprattutto il nostro Lualdi, che ha addirittura 88 di velocità. Quindi entrambi possono giocare sulla fascia. L'ideale sarebbe un 4-3-3 offensivo, quindi con il trequartista. Lualdi lo stiamo trasformando terzino sinistro, Yaya Yaya terzino destro. Infatti, come potete vedere, sì, c'è il punto esclamativo, però su Lualdi non c'è. C'è su Yaya Yaya, ma in due settimane comunque può giocare sulla fascia, quindi va bene così. A centrocampo io direi di confermare Guarnaccio e Scopelliti. Liberali non si tocca. E poi purtroppo il Pipita perde il posto. Già non stiamo facendo giocare Geda, che in questo momento è uno dei più forti della squadra. Ma ovviamente bisogna fare delle scelte. Lui ha 45 anni, 44 anni. Io devo dare spazio a giocatori più giovani che mi possono dare qualcosa anche nelle prossime stagioni. Sulla fascia a sinistra c'è Spadaccino, confermatissimo. A destra ci sono anche io comunque in tutto questo. C'è anche ZV. Ma noi siamo tipo quelli che portano le borracce. Eccolo qui, 56 per entrambi. Io a destra confermo per adesso Cascianelli, anche se molti mi avete consigliato di provare Tomasino. Anche lui è un trequartista, ma può giocare tranquillamente sulla fascia. Quindi proviamo così, ragazzi, 4-3-3 offensivo con questi giocatori qui. Ho sistemato anche tutte le tattiche, e allora signori siamo pronti per testare questa Z Milano 2.0 contro l'Empoli, una squadra che in teoria dovrebbe essere inferiore sulla carta. Andiamo dentro. Ci siamo signori, è tutto pronto, siamo allo Z Stadium. I giocatori sono carichi, li sento, percepisco la loro carica, anche perché adesso è come se iniziasse una seconda fase della carriera. Abbiamo provato e testato la difesa 3 per tanto tempo, per troppo tempo, ma è un modulo che non si addice ai giocatori che abbiamo e soprattutto non si addice al mio stile di gioco, con difficoltà estrema. Z Milano Empoli, si parte ragazzi, 19esima giornata di Serie A. Vai, andiamo. Scopelliti diventa buona per Marsanasco. Attenzione qui, tacco, bravissimo, 1-2, ottimo, sinistro. Mamma mia, che azione. Mamma mia, signori, ma che cosa abbiamo fatto? Segna Marsanasco, segna il nostro bomber, segna il nostro capocannoniere. Mamma mia. La rivediamo questa azione perché è stata veramente bellissima. Con Liberali, colpo di tacco, poi tocco e c'è un triangolo incredibile, un 1-2 pazzesco, e Marsanasco batte il portiere dell'Empoli. 1-0, gol del nostro numero 10. Tomasino diventa buona per Marsanasco. Occhio, mamma mia, come si muovono bene. Attenzione qui, Guarnaccio destro. E c'è la parata anche di Perisan. E volevo dire, avete visto Guarnaccio come è salito? Come si è inserito? Non c'è storia, ragazzi. Con il 4-3-3 siamo una squadra completamente diversa. Attenzione qui, Colombo destro. C'è la parata di Buono, che dice no al 32esimo, alla prima azione offensiva dell'Empoli. Attenzione, colpo di testa ancora Buono, e poi in due tempi la blocca. Bravo, è ritrovato la fiducia dopo aver chiesto quasi la cessione. Ottimo recupero, palla di Guarnaccio, che è molto più avanti, l'ho detto e lo ripeto. Tocco Buono per Tomasino, che finta. Ci stava, ero passato. Bella la finta, però quasi con la suola, se ho visto bene.
Pellizzi, tocco per Liberali, dentro per Spadaccino, tocco ancora per Liberali, che caccia con il destro, pallone fuori di pochissimo. Esposito, attacca l'Empoli ancora, però attenzione, Colombo sinistro, bravo, buono. Dai, voglio il gol del 2-0, e soprattutto non voglio subire gol, altrimenti che cosa abbiamo cambiato a fare il modulo se continuiamo a subire gol. Bravissimo Iaiaiaia, anche se effettivamente c'era l'uscita di Buono. Occhio, 1-1, gol di Esposito. Mamma mia, 1-1 al 58esimo. C'è ancora tempo, c'è ancora tempo. Lualdi allarga dall'altro lato per Guarnaccio, filtrate subito per Liberali, c'è tantissimo spazio, mi raccomando non sbagliamo questa azione. Attenzione qui Liberali, buona per Spadaccino, ho perso l'attimo. Allarga dall'altro lato, Scopelliti, filtrante, dentro, è buona, destro, Liberali. Liberali, il 14 di questa Z Milano, l'unico acquisto, l'unico giocatore comprato. Risponde così, gol e assist per lui, gol e assist per Liberali. Uno di recupero, possesso palla Z Milano e l'arbitro fischia la fine della partita. Vinciamo 2-1, ci portiamo a casa 3 punti, ma soprattutto la squadra convince con questo nuovo schieramento tattico. La prossima partita sarà contro l'Inter in casa. A San Siro abbiamo pareggiato 2-2. Abbiamo fatto una grande partita, stranamente, contro una grande squadra con la difesa a 3. Per quanto riguarda invece la formazione titolare, allora io direi di fare un cambio solo sulla fascia, perché è Tomasino, ragazzi, non mi ha convinto. Mettiamo Cascianelli, si è visto poco, si è visto veramente poco. Mettiamo Cascianelli e per il resto la squadra è confermata. Ovviamente non basta una partita per capire se questo è il modulo giusto e se abbiamo risolto i nostri problemi difensivi oppure no. Andiamo dentro. Hakan Çalhanoğlu ha segnato 2 gol nell'ultima partita. Attenzione signori, Z Milano però non ha paura di niente e di nessuno. Siamo in casa davanti a tutti i nostri tifosi che ci spingono e inizia adesso la partita. Zielinski, cross bravissimo, Zanotti però respinge male. Che cosa ha preso Buono? Che cosa ha preso Buono con la manona di richiamo? C'è una iaiaiaia che vuole farsi vedere. Buono il tocco per Scopelliti, filtrante, poi scarico per Cascianelli che è molto veloce, può andare fino in fondo, ce la fa, c'è Di Marco però rallenta, dentro, destro e pallone fuori di poco. Ci ha provato Marsanasco. Marsanasco, dribbling, scarico dentro, è buona per Scopelliti, destro e c'è la parata di Sommer che dice no al tiro del nostro centrocampista centrale. Stiamo ancora noi però, iaiaiaia, è rovesciata quasi, Cascianelli, sembra Buono, vediamo se la prende, no, di testa però diamo continuità, Spadaccino, mamma mia, come combatte ragazzi, suoni il pallone, dribbling in mezzo sul sinistro, poi scarico dentro, Buono, Liberali, è buona per Cascianelli, che caccia con il destro, e c'è la parata di Sommer, è un'ottima Z Milano, con l'Inter ci trasformiamo, diventiamo una squadra incredibile, Scopelliti, cross, colpo di testa, non ci arriva nessuno, di testa ancora Scopelliti, non la prende, c'è iaiaiaia che sta giocando una buona partita, scarico per Pomer, calcia col sinistro, tiro ribattuto da Çalhanoğlu, calciato per non prendere il contropiede perché siamo sbilanciati. Ritocca all'Inter, attenzione qui Zielinski, allarga dall'altro lato per Martin Fernandez, se ho visto bene, Di Marco, sinistro Di Marco, pallone fuori di poco. Sarebbe male portare a casa un punto contro l'Inter, però noi siamo la Z Milano, vogliamo sempre vincere. Attenzione qui, Liberali la alza, non era per lui sul secondo palo, cioè sul secondo palo, era per Marsanasco. Attenzione al contropiede qui con Thuram che può andare davanti alla porta, piano, fermalo, allarga dall'altro lato, è buona per Zielinski che calcia, c'è la parata di Buono e poi c'è anche un fallo di mano sulla ribattuta e quindi sarà palla nostra. Cambi, ne approfitto ragazzi per fare qualcosa. Allora, purtroppo signori, è rimasto fuori il Pipita, che tra l'altro prima di giocare ha chiesto anche di essere titolare addirittura. Mettiamo a centrocampo comunque Mantovani e poi io non posso togliere Marsanasco per mettere il Pipita, non posso farlo perché è troppo forte Marsanasco, quindi purtroppo questo è il problema di questo 4-3-3 offensivo. Purtroppo in 12 non si può giocare, quindi sì, abbiamo un difensore in più, ma abbiamo perso un attaccante e purtroppo il nostro Pipita ha perso il posto. Liberali, Spadaccino se la mette sul destro, calcia! Brutto. Guarda, l'Inter in possesso, io non riesco più a prenderla, siamo calati troppo in questi ultimi minuti. Thuram, attenzione qui, diventa buona per Lautaro Martinez. Prendi, vai al contrasto! Attenzione, Frattesi! 1-0 Inter. Segna Frattesi all'84esimo ed esulta come un pazzo. 2 minuti alla fine, possesso palla Inter, io non riesco a prenderla. Volevo fare l'ultima azione disperata, ma purtroppo non riesco a toccare palla. Ma è già dal 20esimo, cioè è già dal 70esimo. Quindi sono 20 minuti buoni che non riesco più a fare nulla. E l'Inter, ah che peccato, era un bel contropiede. Finisce qui, perdiamo purtroppo 1-0, però un miglioramento dal punto di vista difensivo si è visto secondo me.
Allora Pipita, oggi non hai giocato. Che cosa ne pensi della scelta del mister di tenerti in panchina nonostante le tue prestazioni notevoli, ottime prestazioni e i tuoi tanti gol segnati? Beh, che dire, diciamo sono un po' contrariato da queste scelte del mister, forse il cambio modulo, le mie prestazioni in allenamento, però io do sempre il massimo e quindi onestamente non so perché. Però vabbè, noi ce la metteremo tutta, io mi impegnerò al massimo per appunto dimostrare al mister che posso dire la mia e penso di essere in grado di farlo. Siamo arrivati alla partita contro il Parma, con la classifica che dice che siamo all'ottavo posto con 27 punti. Purtroppo la settima è molto lontana, 34-27. Il Bologna comunque una partita in più, quindi volendo siamo a 30 e a meno 4 dal settimo posto. Quello è il nostro obiettivo, il settimo posto. Il Pipita, come avete visto, ha chiesto di giocare. E allora io lo accontento, perché se lo merita. Lo mettiamo in campo al posto di Marsanasco. Sulla fascia a destra ha confermato ancora Cascianelli. Per il resto squadra confermata con Lualdi e Iaiaiaia, che sono ufficialmente diventati dei terzini. Non ci resta a questo punto che andare dentro per giocare quella che potrebbe essere l'ultima partita di questo video. Andiamo! È tutto pronto, signori, ci siamo! Le squadrette sono in campo e inizia adesso l'ultima partita di questo episodio. Voglio chiudere in bellezza, voglio chiudere con 3 punti. Voglio chiudere sognando la Conference League, che è la competizione che voglio giocare l'anno prossimo con la Z Milano. E allora si parte. Parma, Z Milano, andiamo. Liberali diventa buona per il Pipita, che si gira per larga dall'altro lato. Che visione di gioco. Scopelliti segna quello che dovrebbe essere il suo primo gol con la maglia della Z Milano ed esulta come se non ci fosse un domani. Bravo. Che visione però del Pipita, mamma mia. E poi destro angolato imparabile per il portiere del Parma. Salvatore Scopelliti segna il primo gol della sua carriera. Altra cosa positiva di questo 4-3-3 è il fatto di avere i due centrocampisti centrali molto 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 più avanti. Poi tra il Pipita e Marsanasco, dai, che fortuna, che fortuna. Mamma mia, mamma mia. 1-1, tutto da rifare. Guarnaccio, tocco per Spadaccino, che si gira, se la mette sul sinistro, incrocia, tiro centrale. Attenzione perché in qualche modo poi spazza la difesa del Parma. Di testa Zanotti però, bravo a dare continuità all'azione. Liberali, tocco dentro, buono per Spadaccino, finta Spadaccino, se la mette sul destro, calcia. E c'è ancora la parata di Villar. Liberali, tocco buono per Scopelliti. E buona per Spadaccino che ci vuole riprovare. Mamma mia, fuori di pochissimo. E finisce anche il primo tempo. Ma Marsanasco ce la fa a giocare sull'esterno? Quanto ha? 75 di velocità, non ce la fa. Mettiamo Cerchiaro a destra. È incredibile come davvero non riusciamo a trovare un esterno destro decente. Cioè è assurdo perché tutti hanno lo stesso overall, no? Cioè sono giocatori creati, ascoltatevi. Tutti hanno lo stesso overall, anche più o meno degli attributi simili, eppure ci sono dei calciatori che in game rendono e altri no. È assurda sta cosa. Come recupero palla di Iaiaiaia, che sta giocando bene da terzino, Liberale, liberale, ci potrebbe provare. Qualcuno che si faccia vedere. È perfetta. Stop. Spadaccino sinistro. Che cosa ha preso? Che cosa ha preso il portiere? Sinistro ancora. No. Fuori gioco del Pipita. Fuori gioco. Fuori gioco. E lo togliamo. Ha giocato bene, però mettiamo Marsanasco che è un 78. Bernabé, bravissimo. Zanotti, mamma mia. Occhio con questi rimpalli, che il Parma è fortunato. Adesso lo siamo anche noi però. Mancano 15 minuti alla fine. Siamo in 4 qui a scattare. Con Liberale filtrante per Marsanasco che tocca il suo primo pallone. Marsanasco, come è entrato Marsanasco. 2-1, signori, è scivolata sotto la curva della squadra. Mancano 13 minuti alla fine, adesso concentrati, perché non accetto di perdere 2 punti contro il Parma. Voglio la Conference, la voglio, ragazzi. Cioè non ho mai giocato la Conference League su questo gioco. 15 gol in 21 partite. Attenzione qui perché c'è troppo spazio. Fermalo Zanotti, bravo. Poi Iaiaiaia in velocità, vediamo se riesce. Bravo, bravo Iaiaiaia, bravo, bravo, bravo da terzino. Tanta roba, mi sta piacendo. Cerchiaro, attenzione qui, Cerchiaro non ce la fa. Volevo andare sulla bandierina per cercare magari di far passare un po' il tempo, però purtroppo non ci sono riuscito. E quindi il Parma può attaccare forse per l'ultima volta con Bernabé, che prova una finta passa. Attenzione Bernabé, cross sul secondo palo di testa, Lualdi e poi Pomer. Ok, ottimo. Finita. Lualdi, scarico per Spadaccino. Buona per Marsanasco. Uno di recupero. È andata, ragazzi. È andata. Andiamo indietro. E a questo punto l'arbitro fischia la fine della partita. Vinciamo 2-1 e chiudiamo con una vittoria importantissima. Sentiamo Scopelliti, autore del primo gol con la maglia della Z Milano.
Primo gol stagionale per Toti Scopelliti. Come ti senti? Dimmi un po' le tue emozioni. Sei contento che ti sei sbloccato finalmente? Sono felicissimo finalmente di aver fatto il mio primo gol per la squadra di quest'anno. Spero di continuare così. E poi voglio dire anche che col nuovo modulo del mister mi trovo molto meglio, riesco a esprimere anche meglio le mie qualità. E attenzione, perché è arrivata un'offerta di prestito per Alexis Duarte. Questo perché ho preso una decisione importante. Ci sono tanti giocatori della rosa che in questo momento non stiamo utilizzando. Non ha senso farli marcire in panchina. È giusto mandarli in prestito. Anche le squadre nella vita reale hanno sempre almeno 5-6 giocatori sparsi un po' in giro per il mondo. Ed è quello che vogliamo fare anche noi. Duarte è richiesto dal Monza, però con un prestito breve. Prestito breve a noi non ci interessa, quindi trattiamo e vediamo se accettano un prestito biennale. Lo accettano, 40-60 con lo stipendio, affare fatto. Bene, bene, bene. Duarte è il primo giocatore che lascia la squadra, non a titolo definitivo, ma in prestito. Vediamo come ritornerà tra un tot di stagioni. Stesso identico discorso per Bortolotto, richiesto dall'AS Palmas. Trattiamo. Prestito biennale che anche in questo caso viene accettato. Stessa identica cosa per Fabrizio Reyes. Provo con un biennale che viene accettato. Ottimo. Tre giocatori mandati in prestito: Reyes, Bortolotto e Duarte. Entrambi molto giovani, 22, 24, 23. Siamo arrivati alla partita contro il Verona che giocheremo nella prossima partita. Questa è la classifica. Siamo al 9° posto con 30 punti. Una partite in meno rispetto alle altre. Se vinciamo andiamo a 33 e accorciamo sul 7° posto, che è il nostro obiettivo stagionale. 7° / 6°, poi le prime 5 sono andate, però secondo me lì ci possiamo arrivare. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo lunedì con un nuovo episodio qui dalla Z Milano. È tutto, bella.